What's up, New York? I can't wait for you guys to see my new show on DC Universe. You're gonna piss yourselves, I promise. E buonasera a tutti i biancanti, sono Filodore e oggi dobbiamo parlare di una cosa seria. Allora, in realtà non credo di aver fatto, non mi sembra, mi sembra sull'altro canale, di aver detto quello che era il mio parere sul film e su Suicide Squad. Mi sembra che l'avevo fatta la recensione sull'altro canale, però mettevo un botto e mezzo di tempo fa, eppure malissimo. Ma in sostanza vi vado a dire che il film, allora il film di sé non è che mi ha dispiaciuto troppo, ma non mi ha nemmeno fatto impazzire. Tolto oltretutto il fatto che hanno completamente storpiato tutto. Essenzialmente, soprattutto la storia d'amore tra Harley e Joker. E spesso in quel periodo si sentivano ragazzine che dicevano tipo: io voglio avere una storia d'amore come Harley e Joker. Non te conviene, fidate. Stoppi subito, chi è il criminale che mi sta plagiando? Farò pagare cara, fidocchiosa spilercia. Tu sei un luridissimo verme traditore. Quello che spara le battute spiritose qui sono io, è chiaro? Ma questo non è un video recensione di Suicide Squad. Oggi andiamo a parlare di un'altra cosa. Ma come da quel film si sia scatenato il putiferio per questo personaggio. Ora anche è vero che in Suicide Squad Harley Quinn era interpretata da Margot Robbie ed era una gnocca da paura, non lo possiamo negare. Ma da lì il personaggio in sé ha cominciato a prendere tutta un'altra sfaccettatura. Vi spiego meglio. Harley Quinn nasce come personaggio nel 1992 dalla mente geniale di Bruce Timm, il creatore di Batman, la serie animata, che in realtà l'aveva ideata semplicemente come spalla del Joker. Andando avanti, in realtà, già nella serie si capisce che questo personaggio è più di quello che sembra. Questo perché rispetto al Joker, che è un sociopatico narcisista di base, fa quello che fa unicamente, quasi esclusivamente per sfidare quasi Batman e il commissario Gordon e l'intera Gotham, quasi volendo dimostrare qualcosa agli altri. Harley Quinn fa male agli altri con cognizione di causa, rendendosi perfettamente conto che se fa quella determinata cosa gli altri soffriranno, cosa che in realtà al Joker quasi manca questo collegamento. E infatti l'abbiamo vista più di una volta proprio nella serie animata, quasi redimersi e aiutare addirittura Batman. Andando avanti nel tempo, questo personaggio è diventato sempre più meno spalla e più protagonista, diventando quasi iconico. Poi per un periodo è finito nel dimenticatoio ed è ricicciato fuori grazie appunto a Suicide Squad. Che anzi, anche in Suicide Squad il personaggio di Harley Quinn fatta in quella determinata maniera è stata presa a sua volta dalla serie a fumetto di Harley Quinn. Anche se effettivamente in Suicide Squad è un po' più svampita, ma perché da quanto ne so Suicide Squad è stato completamente storpiato dalla censura. In realtà addirittura avevo letto che in origine doveva essere una cosa come 2 ore buone di film ed è... c'era un botto di violenza in più, doveva essere vietato ai minori di 18 anni addirittura. Ovviamente, visto e considerando che il personaggio aveva preso questa nuova sfaccettatura completamente diversa, è passata dall'essere una semplice spalla ad essere lei la protagonista. Ma ovviamente ora la domanda che abbiamo tutti è se lei diventa la nuova protagonista, diventa un anti-eroe, perché in modo di sto periodo gli anti-eroe vanno di moda. Chi sarà la spalla dell'anti-eroe? Beh, semplicissimo, l'unica persona che è rimasta dagli albori della serie, ossia dai tempi di Bruce Timm, sempre in condizionatamente al fianco di Harley. No, non sto parlando del Joker, lui non c'entra proprio niente, lui scordatevelo totalmente. Sto parlando ovviamente di Poison Ivy, ossia in italiano Edra Velenosa. Ora raga, parliamo della serie in sé. Se è come penso io, ossia che la serie verrà basata su quella che è questa, che è Suicide Squad Harley Quinn, la serie a fumetti, che peraltro trovate a 3,95€ nelle fumetterie, ma stiamo già un bel po' avanti, cioè i primi numeri vi conviene ordinarli online. Vi dico già da ora, ma anche che non è basata su questa serie, cioè presumibilmente andrà così, Harley uscirà fuori da Arkham e cercherà di riavere una vita normale, perché sempre fin dai tempi di Bruce Timm quello che voleva Harley dopo essersi separata dal Joker è avere una vita ordinaria. Ma francamente francamente ne dubito, perché spesso e volentieri Edra viene riportata a Gotham per cercare di rendere la città un posto più verde, perché di base questo è sempre stato il suo scopo della vita. Almeno nella serie a fumetti Harley si trasferisce a Brooklyn, trasferendosi in una palazzina piena zeppa di fenomeni da baraccone e facendo essenzialmente un casino dietro l'altro, buttandoci in mezzo spesso e volentieri anche altri supereroi dell'universo DC. Spesso viene affiancata non solo da Batman ma anche da Power Girl, Wonder Woman, un paio di volte se non sbaglio ha fatto il della Justice League così a random. E soprattutto, cosa più importante, è che lo stile di disegno adottato è proprio quello di Bruce Timm. Viene peraltro adottato anche nell'ultimo cortometraggio della DC, ossia Batman e Harley Quinn, film carinissimo peraltro, che a dirla tutta appena vidi il trailer ho pensato: ecco qua l'ennesimo modo di commercializzare un prodotto già ultra commercializzato, buttando in mezzo al personaggio più famoso di tutti i tempi come Batman, quello che di fatto è il suo antagonista più in voga del momento. Invece no,
è fatto proprio bene e rende anche l'idea. Addirittura penso che l'inizio della serie si potrebbe ricollegare direttamente alla fine di quel film. Poi nel dubbio andatelo a vedere, lo trovate tranquillamente in streaming, anche in italiano. Ora però la fangirl che in me ha bisogno di dire la sua. Per chi mi seguisse su Instagram, ma pure chi non mi segue, se non sbaglio l'avevo detto anche in uno dei due episodi di Ship It, una delle mie coppie preferite in assoluto dell'universo DC Comics almeno è appunto Harley ed Era Velenosa. Ragazzi, sentite, vi dico già da ora che Harley e Joker ve li dovete proprio scordare vicini, probabilmente, anzi sicuramente li rivedremo vicini nel prossimo film di Suicide Squad, perché sì, uscirà Suicide Squad 2, ma in questo film Joker non farà una comparsata se non per massacrare di botte Harley e per farsi massacrare di botte, perché ve pare che la protagonista si fa massacrare di botte così? No, quindi Joker ce lo siamo scordato. Ma domanda che ci facciamo tutti, cioè non è che ci facciamo, che si fanno tutti quanti: Harley è sempre stata innamorata del Joker, ma allo stesso tempo sappiamo tutti benissimo anche che è innamorata anche di Poison Ivy. E non mi dite quelle cose del tipo vabbè, ma hanno solo un grande rapporto d'amicizia. No, perché gli autori in sé l'hanno rese canon, hanno dichiarato che erano canon, e addirittura Bruce Timm in primis ai tempi, quando creò Harley Quinn, più di una volta durante la serie l'ha accoppiato a Poison Ivy e aveva dichiarato poco tempo fa che già all'epoca le voleva far diventare una coppia. Ma ovviamente stiamo parlando di... cioè, fine anni 90, inizio 2000, ragazzi, sono quasi uno scandalo adesso le coppie omosessuali, figuriamoci all'epoca. Quindi è sempre rimasta una cosa campata per aria. Ora però la mia domanda è questa: se, visto e considerando che Harley e Poison Ivy sono state ufficialmente canonizzate, oltretutto è stato confermato, anche se mi sembra stranissima sta cosa, che nell'universo di Injustice, che è uno dei vari universi della DC, loro all'inizio del gioco... allora, sentite, questa è una cosa che ho letto, che loro all'inizio del primo videogioco erano effettivamente sposate. Non chiedete. Oltretutto, fin dal trailer mi fanno vedere Harley e Ivy insieme vicine. E tolto oltretutto il fatto che in questo periodo stanno andando tantissimo nelle serie animate i matrimoni tra omosessuali, ma vi pare che a un certo punto della serie non c'è la proposta di baci? Di sicuro le vedremo qualcuno, perché sentite, se stanno a baciare tutti i gay nelle serie, se stanno a baciare tutti quanti, mo stiamo a fare scandalosi per loro due? Se succede, ben cavolo comunque. E vi pare che non ci sarà qualcosa in più? Mamma mia, speriamo di sì. Va bene, gnocchile, si concludo qui il video. Andate a vedere anche voi il film di Batman e Harley Quinn e fatemi sapere che ne pensate. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e condividete il video. Noi ci rivediamo la prossima volta e, mentre, mi raccomando, continuate a fandomizzare il mondo. Ciao.